Radio Radicale, siamo con Fabio Porta, deputato del Partito Democratico, per commentare la difficile vittoria di Lula da Silva alle elezioni presidenziali in Brasile. Allora, Lula ha vinto con grosse difficoltà, superiori a quelle del primo turno. Adesso non so se al congresso di Brasilia lui potrà contare su una maggioranza effettiva di voti. Da quello che scrivono oggi i giornali sembra proprio di no. Quindi si presenta una situazione particolarmente difficile. Allora, lei si aspettava di vedere un paese così spaccato dopo tutto quello che è successo in questi ultimi 2 anni, il Covid? Come è stato affrontato il Covid, le incertezze sulla crisi energetica che ha toccato marginalmente il Brasile, ma che lo ha riguardato anche perché Bolsonaro ha avviato la privatizzazione di Petrobras alla vigilia delle elezioni presidenziali. Allora, com'è andata? Ma è stata effettivamente un'elezione difficile. Lo stesso Lula aveva dichiarato il giorno prima dell'elezione che questa sarebbe stata la sua elezione più complessa, più difficile, e ne ha fatte tante. Anche prima della sua elezione aveva partecipato, mi sembra, a 3 consultazioni elettorali senza riuscirci. Sapevamo, chi segue il Brasile, le sue contraddizioni e anche la sua grande estensione territoriale, che sarebbe stata un'elezione combattuta fino all'ultimo. Lo abbiamo già capito con il primo turno, dove i sondaggi probabilmente non sono stati, diciamo così, affidabili nel dare a Lula quella differenza che poi si è rivelata abbastanza lieve. Nel secondo turno c'era un'aspettativa positiva rispetto a Lula, ma come si è confermato con il risultato, la distanza non è stata così grande. Anche se parliamo di 2 punti percentuali, 49-51 sostanzialmente tra Lula e Bolsonaro, e di 2 milioni di voti, no? Dico questo per Quanti erano gli elettori potenziali? 150 milioni? circa 150 milioni. Credo che Lula ha superato i 60 milioni, quindi un numero sicuramente importante. Bolsonaro si è attestato con 2 milioni di voti in meno, questo a evitare anche possibili o probabili, conoscendo il personaggio, contestazioni. Anche se nel dibattito alla Globo, un paio di giorni prima del voto, Bolsonaro aveva dichiarato che chi avrebbe avuto più voti sarebbe stato legittimamente il presidente del Brasile. Ecco, ci aspettiamo anche un atteggiamento conseguente. Il problema è che il Brasile è diviso non soltanto numericamente, no? Il dato elettorale ovviamente dà una divisione, ma è diviso geograficamente e socialmente, cioè l'elettorato che ha votato Lula sicuramente è prevalentemente quello del nord e del nord-est del Brasile, le aree più povere, più depresse, quelle comunque che avevano beneficiato maggiormente dei governi di Lula, delle sue azioni di redistribuzione sociale, e le aree che invece non l'hanno votato sono quelle del sud, ma in grosso modo direi il ceto medio, il ceto medio-alto, le grandi aree latifondiste del Mato Grosso del Sud, i grandi proprietari terrieri. Ecco, su questo mi pare che Lula ha usato delle parole chiare e importanti nel suo primo discorso di pacificazione, perché si tratta adesso di pacificare un paese diviso. Bolsonaro ha fatto di tutto in questi anni per aumentare questa distanza tra questi due Brasile, non ha fatto nulla per pacificare, a partire dal suo atteggiamento rispetto al Covid, che è stato un dramma rispetto al quale il Presidente non ha usato quella empatia, no? Quell'atteggiamento anche da padre di famiglia, da persona preoccupata per quello che stava succedendo. È chiaro che adesso il problema vero, come dice lei, sarà quello del Parlamento. Cioè, è chiaro che non c'è una maggioranza parlamentare che sostiene il presidente Lula. Questo in parte è dovuto dal sistema presidenziale parlamentare brasiliano, che di solito non dà quasi mai al presidente eletto una solida maggioranza al governo.
in parte anche a questa elezione che nel primo turno ha premiato governatori e parlamentari del centro-destra o della destra di Bolsonaro. Lula ha una buona esperienza di governo, anche durante i suoi governi ha dovuto barcamenarsi con ovviamente delle maggioranze instabili e credo che il supporto di Geraldo Alckmin, il vicepresidente che è stato avversario di Lula in alcune competizioni, che viene più dal centro, dal centro-sinistra, quindi una persona anche di dialogo con altri ambienti politici, potrebbe favorire una composizione anche al Congresso. La Chiesa si è schierata? Parlo delle chiese cristiane, che sono, diciamo, molto, c'è cioè una struttura molto complessa in Brasile. Che tipo come si sono entrate nella campagna elettorale? In Brasile c'è una presenza molto forte, sempre più influente a livello politico, delle chiese evangeliche, no? Che sono diventate nel corso degli anni dei veri e propri bracci armati di alcuni movimenti politici, in particolare quelli più conservatori, e Bolsonaro li ha strumentalizzato in tutti i modi, anche se ovviamente anche all'interno di queste chiese ci sono state voci di dissenso, perché insomma si tratta comunque di fenomeni religiosi che non dovrebbero insomma essere così Ecco, inquadrati questo è politicamente. successo perché Lula difendeva quelle categorie meno, meno abbienti che non hanno una formazione religiosa simile a quella degli evangelici. Sì, io direi che ovviamente le persone più semplici, i ceti meno abbienti, sono da un punto di vista culturale quelli più esposti a possibili strumentalizzazioni da parte del potere, no? E da questo punto di vista, insomma, Bolsonaro è stato molto, diciamo, abile e anche spregiudicato. Dall'altra parte, ricordiamoci anche che il Brasile continua a essere il paese cattolico più grande al mondo, quindi in qualche modo c'è stata anche un'influenza della Chiesa cattolica che, senza esporsi direttamente come nella sua tradizione a favore di un candidato, però con determinati appelli, no, l'ultimo di Papa Francesco qualche giorno fa, a un voto contro l'odio, contro l'intolleranza, per un Brasile pacificato, davano un messaggio che andava sicuramente più nella direzione di Lula che non di Certo. Bolsonaro. Allora, io ho visto che si è parlato anche molto di armi, del fatto che circolano parecchie armi in Brasile. Allora, si può dire che Bolsonaro, ha sostenuto il partito delle armi e soprattutto, c'è un problema che lo rende praticamente un paese gemello agli Stati Uniti per questa emergenza. Assolutamente sì, in questo Bolsonaro ha cavalcato proprio la narrazione, l'ideologia trumpiana o trumpista, no? O il modello americano di armi a disposizione di tutti i cittadini. Più volte Bolsonaro, anche nella sua retorica, anche in campagna elettorale, ha parlato di un paese armato, no? Di un paese dove ognuno si deve poter difendere da solo. Questo probabilmente ha anche spaventato i brasiliani, che non sono un popolo, no, tendenzialmente così aggressivo o violento. C'è stato addirittura un episodio proprio il giorno prima dell'elezione, una delle deputate più, diciamo, riconosciute come sostenitrici di Bolsonaro a San Paolo, ha preso un'arma, ha minacciato di morte lei e anche il suo, diciamo, la sua scorta, un cittadino di colore, soltanto perché l'aveva, insomma, apostrofata, ovviamente, per le idee politiche diverse. Ecco, questo episodio credo che ha anche colpito negativamente, probabilmente parte di quell'elettorato moderato che magari non si era ancora schierato, ma che ha paura di un Brasile sempre più violento e americano da questo punto di vista. Ha funzionato la cosa di andare al seggio con la maglietta del Brasile che voleva fare Bolsonaro? Cioè la gente andava a votare, secondo lei, con la maglietta del Brasile?
Ma non lo so, io credo che come ha detto Lula ieri nel suo primo discorso, la maglietta del Brasile, i colori del Brasile, la bandiera del Brasile, come giusto che sia, devono tornare ad essere un patrimonio di tutti i brasiliani. Ecco, Bolsonaro in questo suo tentativo di separare il Brasile ha voluto appropriarsi dei colori, della bandiera e in questo senso mi è sembrato intelligente il fatto che nel secondo turno e lo si è visto ieri anche dai militanti, dai dirigenti di partito che gli stavano intorno. Lula ha voluto, diciamo, puntare meno sul rosso e più sul bianco, sul giallo, cioè dare l'idea che il suo governo sarebbe stato il governo di tutti e non solo quello di una parte politica. E spero che il Brasile, ecco, riprenda a credere nella sua bandiera, che è una delle più belle del mondo, no? Ma senza che questa venga strumentalizzata da una parte sola. Come funzionava il voto elettronico? Si entrava in cabina, si metteva un numeretto che era abbinato ai candidati e ha funzionato bene perché ho visto che è stato oggetto di parecchie polemiche. Sì, ha funzionato bene e credo che forse sarebbe il caso che tanti altri paesi, a partire dal nostro in qualche modo, no? Parlo anche del voto all'estero, di tante altre polemiche più nostrane, no? Studiasse quel sistema, che come abbiamo visto ieri, nonostante si parlava di 150 milioni di elettori in un territorio grande quanto un continente, E i risultati sono arrivati subito, sì. nel giro di poche ore, dopo un paio d'ore, noi avevamo sostanzialmente il risultato. L'urna elettronica è una semplice macchina, semplice ovviamente sicura e con un determinato software, simile a un nostro bancomat per avere un'idea, dove digitando il numero che corrisponde al candidato, al presidente, al governatore o anche vale lo stesso per i deputati, appare la fotografia di quel candidato, ovviamente viene chiesto all'elettore di confermare il proprio voto e dopo la conferma il voto è valido. Dopo pochi minuti dalla chiusura delle urne, il sistema già elabora, senza bisogno di un lunghissimo scrutinio, il risultato di quel seggio. Lo abbiamo fatto anche a Roma, dove qui a Piazza Navona c'erano tutti i seggi per l'Italia centro-meridionale, le persone si sono messe diligentemente in fila, hanno votato e anche in Italia, a Roma e Milano, Lula è stato vincitore come mi sembra in quasi tutto il mondo. I rapporti tra l'Italia e il Brasile sono, diciamo, come cambieranno, insomma, cambieranno in meglio, in peggio, visto che la Meloni ha fatto gli auguri a Lula. L'interscambio tra i due paesi è importante? Mi fa piacere che la Meloni abbia già espresso i suoi auguri a Lula, perché come sostengo sempre, non solo rispetto al Brasile, ma anche all'Argentina, no? Essendo parlamentare eletto in territori dove vivono comunità enormi, i rapporti tra questi paesi, tra Italia e Argentina, tra Italia e Brasile, non possono dipendere diciamo, dai cambiamenti di governo. Io credo che i rapporti miglioreranno non solo con l'Italia, ma a livello internazionale, perché uno dei problemi che ha avuto Bolsonaro è stato proprio questo suo graduale isolamento rispetto alla comunità internazionale, no? Non a caso ieri da Macron a Biden, a esponenti anche di orientamento diverso, oggi stesso la Meloni, hanno tutti espresso una grande soddisfazione, perché ci aspettiamo, come ha detto anche qui Lula nel suo discorso, che il Brasile torni a essere un protagonista sulla scena internazionale, e credo che in questo momento ci sia bisogno di un protagonismo anche dell'America Latina, in particolare del Brasile. Bene, grazie a Fabio Porta, il Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato della vittoria, possiamo dirlo un po' a metà di Lula in Brasile. Al photo Grazie, finish. al photo finish.